Salve a tutti, sono Stilcrati, questa è una battaglia in Medieval 2 Total War dove io uso i bizantini mentre il mio avversario utilizza gli scozzesi. Il mio esercito è composto in prima fila da 4 unità di lancieri della Guardia di Bisanzio, dietro altrettante unità di lancieri della milizia, dietro ancora 4 unità di lancieri bizantini appiedati, fanteria pesante, in fondo 4 unità di cavalleria pesante, fra cui c'è anche quella del mio generale. E infine 4 unità, 2 da una parte e 2 dall'altra, di tiratori a cavallo. Invece il mio avversario è un esercito, una formazione un po' strana. Ha diversi picchieri nobili, tiratori, cavalleria pesante e fanteria pesante. Però la cosa che più salta all'occhio è l'uso, anzi la totale assenza di cavalleria. Facciamo partire la battaglia. Io inizialmente e volevo cercare di mettere il nemico nelle condizioni di essere costretto ad attaccarmi in modo da facilitarmi un po' il lavoro, per cui cerco di sfruttare al meglio i miei tiratori a cavallo che faccio avanzare piano piano verso i lati del mio schieramento. Comincio l'azione dei miei tiratori contro quelli avversari. Si vede che sono in leggero vantaggio, io almeno da questo punto di vista. Infatti il mio avversario comincia ad avanzare con le sue unità di arcieri, non capisco perché. E io ben presto ne approfitterò per attaccarli con la mia cavalleria, infatti la uso come semplice cavalleria pesante, in modo da cercare di uccidere e mandare in rotta subito queste unità di arcieri scozzesi che mi stanno dando un po' di fastidio. Faccio intervenire anche la mia cavalleria pesante in modo da dare un colpo di grazia a queste unità, però il mio avversario fa intervenire tempestivamente perlomeno le sue unità di fanteria, quindi io sono costretto a ritirare la mia cavalleria mentre lascio in posizione i miei arcieri in modo che continuino la loro azione e uccidano più unità di fanteria scozzese possibile. Non sono così abile a far ritirare la mia cavalleria, per cui qualche ometto mio muore, però è poca cosa, non sarà questo a farmi perdere la battaglia sicuramente. A causa dell'assenza di cavalleria nemica, io ho il completo controllo della retroguardia nemica, per cui posso fare il bello e il brutto tempo dietro la fanteria avversaria. Faccio ritirare i miei arcieri in modo da portarli dietro le linee della mia fanteria al sicuro. Intanto, come si vede in fondo, con la mia cavalleria pesante vado a dare un saluto alle unità di arcieri scozzesi, mandandoli in fuga senza nessun problema. Comincia lo scontro fra le nostre fanterie. Io dispongo di una formazione ben piazzata, per cui sono abbastanza sicuro, almeno da questo punto di vista, mentre il mio avversario avanza in maniera un po' scomposta. Comincio ad utilizzare i miei tiratori a cavallo come semplice cavalleria, per cui carico da dietro le unità di fanteria nemica, cercando perlomeno di abbassarne un pochetto il morale e facilitandomi un po' le cose. Intanto con i miei tiratori cerco di uccidere più picchieri possibili, perché sono loro il vero ostacolo da superare per me, perché sono le uniche unità in grado di impensierire un po' la mia cavalleria. Però come si vede il mio avversario li fa avanzare lentamente verso le mie unità di fanteria, per cui ho tutto il tempo di ucciderne il più possibile. Però essendo unità ben corazzate non è proprio una cosa così facile per me. Continuo ad usare la mia cavalleria pesante per caricare le unità di fanteria nemica. Però non è una cosa così semplice, perché come detto prima il nemico dispone di molti picchieri che mi danno veramente fastidio.
E cerco quindi di bombardarli come meglio posso, però. Come si vede, il mio avversario è perlomeno circondato un po' da tutte le parti e ben presto utilizzerò anche i miei arcieri che ormai hanno quasi finito le loro frecce per caricare la fanteria nemica. Quel pazzo Mimori di nostro generale ha gettato generale, via a la sua causa di vita e questi forse anche le picchieri, nostre possibilità. Non è saggio giudicare il però giorno poco prima male del perché tramonto. ormai il Oggi i nemico nostri stanno ottenendo una non è messo splendida proprio molto vittoria. bene. Infatti ormai si trova circondato e alcune unità cominciano ad andare in rotta, e il che mi dà molto sollievo. Il nemico è battuto. Questa è una Finalmente vittoria il degna mio dei più avversario insigni dichiara la generali. sconfitta. Ad ogni modo, avevo buone unità, questo è sicuro, però il non uso della cavalleria mi ha dato l'accesso alla sua retroguardia e quindi ho potuto fare il bello e brutto tempo e caricare da dietro la sua fanteria intenta al combattimento, e questo è stato decisivo per quanto riguarda la mia vittoria. Ad ogni modo, per ora questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima, ciao!